Ciao ragazzi e bentornati dal vostro Lefario e proseguiamo nuovamente in live con la seconda parte dell'espansione The Assignment. Pigia il pulsantino ma non con i piedi. Brava. E vediamo un po' dove ci porta, eh. Qualcuno giustamente mi ha fatto notare, mamma mia, ma che stealth che è questo DLC. Sì, al momento sì. Vedrai cose che ti sembreranno assurde, ma dovrai restare concentrata. Anche troppo stealth per i miei Ci gusti. vorrà un po' per orientarti. Ma starai meglio degli altri. Riguardo agli altri? Te l'ho già detto, assolutamente sacrificatevi. Non hanno alcuna importanza per la missione. Se dovessero ostacolarla, sai che cosa fare. Sì. Trova Leslie e portala indietro. È l'unica cosa che conta. Sì, io ho detto che avrei fatto mezz'oretta, ecco, non 10 minuti. Allora, possiamo andare qui dentro. Possiamo attivare questo. Vediamo un po'. Questa zona è un po' preoccupante, eh. Allora, qua è chiuso, qua è chiuso. Ho capito, quello là esce di qua e fin lì va bene. Allora, attiviamo il computer e poi andiamo nello spazio, nella cosa, insomma. La scheda? Portare il soggetto alla ricostruzione del profilo facciale, delle mani e il neurale. Non credo che qualcuno mi aiuterà a farlo. Hai finito di scaricarlo? The Old Blood. È bellissimo. Quello è veramente come giocare a Return to Castle Wolfenstein, per i temi che ha. Ma che strada ho fatto che non ho capito? Ah, ecco perché, ok. Profilo facciale creato. Corrisponde all'account disattivato, Julie Kidman. Riattivazione del profilo. Guarda Daniele, dopo ti condivido un link perché ho l'affiliazione anche con Instant Gaming, se vuoi eventualmente, non è un obbligo, eh. E comunque The Old Blood viene prima di Wolfenstein normale. È un prequel. Porcaccia. Abbiamo un problema. Profilo nella mano creato. Registrare il profilo neurale per completare l'autorizzazione. Fuck, fuck, fuck. Ah no, cazzo. Ho sbagliato tutto qua dalla vita. Ah, ecco perché. No. No, forse è giusto, dai. No, mica tanto. Porca miseria. Cazzo.
assolutamente bisogno di muoversi accucciati. Eh sì che sono ciechi. Ma comunque non promettono molto bene sti cosi. Oh cazzo. Bisogna accenderli tutti qua. Bene. Quando uno ha chiulo, prometto di lettera numero 3. Questa qua era indispensabile, eh? No, no, che culo, bravura, bravura. Più o meno. Kidman incredibilmente può lanciare la bottiglia anche da cucciata, al contrario di quel barbagianni di Sebastiano. Non si rilasciano questi bastardi? Che problemi avete? Sono dei tarantolati questi, ho capito, dai. Praticamente io devo lanciare la bottiglia quando il coso è aperto. Coglioni però. Vabbè. Wow. Che culo. Porcaccia. Cazzo, l'ho fatto incazzare tutti. Ma no. Mamma mia, mamma mia. Ma non ha alcun senso. Comunque, ora dovrei poter aprire quelle porte.
Era meglio effettivamente. Mamma mia, come l'ho fatto incazzare, guardate. Mamma mia, vabbè, ok. No, vuoi vedere che adesso li porto su? No, dai, non credo. Lo so. Quindi siamo tornati di qua adesso. Sì, perché qua è un vicolo cieco. Non facciamoli arrabbiare, per carità. Oh shit! Porco Giuda! Mamma mia! Preoccupante sta cosa. No, effettivamente è meglio dire che non sai nulla. Possiamo salvare, sì. Allora salviamo, dai. Gattino, venga qui. Ok. Dopo Daniele ti mando un messaggio sulla play, sai. Sì, 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 ti comprendo. Eventualmente. Oh, finalmente. Sì, ma questa espansione è completamente stealth, però... No. Questo apparato qua fa molto control. Senso questa cosa. Voi l'avete capita? Qualche simbolo, dici? Sì. Credo sia vero. No, ma è diverso da quello di prima, però. Quello di prima bisognava illuminare tutto. Qua invece... Non lo so. E non si capisce cosa vuol dire. Vediamo se magari qua sopra c'è scritto qualcosa. No. Non vedo appunti particolari, come mai? Ma guardate i lati della scatola. Un tipo dei bulloni. Non credo c'entrino molto, sai. 2, 4, 6 bulloni. 2, 4, 6 bulloni.
Dietro non ci si arriva. Non posso andare più indietro di così. È quello che credo anch'io, però. Proviamo a guardare, dai. Magari di qua, non lo so. Di rumori strani. Sì, credo di sì. Promette bene. I pazienti usciti dallo STEM diventano più strani. Le loro patologie sembrano essere amplificate dallo STEM. Non solo. I pazienti ora sembrano provare i traumi psicologici degli altri. Come se le più profonde paure dell'utente lo attendessero nell'encefalo del sistema anche dopo la fine della sessione. La cosa più preoccupante sono le loro recenti dichiarazioni. Tutti i pazienti dicono di aver visto avvicinarsi una figura incappucciata. Che sia lui. La sua coscienza che esiste come un fantasma nel sistema. Non sono mai stato così curioso in vita mia. Devo sapere. Voglio vedere ciò che vedono loro. Ma è troppo rischioso. Per ora. No, nessun indizio purtroppo su come aprire quella scatola. Promette bene questa zona. Io fossi al posto di Kidman, onestamente non so cosa farei. Raccapricciante. Non c'è niente da prendere, vero, no? Qua secondo me ci sarà da nascondersi fra un po'. Me lo sento. Porca di quella puttana. Si è verificato un errore. Attendere il risultato della corrente. Ah beh. Porca di quella puttana. Ripristina corrente al 20%. Thank you.
50%. No. Cazzo, qua non ci posso più passare. Bene, dai. Via. Mamma mia, è raccapricciante sto coso. Si prega di mantenere pulita la struttura. Il nostro è un bel posto di lavoro, anche grazie a voi. Mamma mia. Da brividi. Non lo so, Daniele. Temo proprio di sì. Però mai dire mai, non lo so. Io ho provato a pensare come aprirle, ma non ci sono riuscito. Poi è chiuso. Era un collezionabile, era quello. Non so cosa farci. Attenzione qua. C'è qualcuno? Ah, è Sebastiano questo che spara. Eh sì. Agliacci. Niente. Sei sicuro, Kidman, che dobbiamo andare di qua noi? E soprattutto come fanno a non vederci quei pirla? Ah, doveva aprire. Ok. Colpa mia. Pensavo venisse fuori spazio, invece okay. No. Sì, convincente. Detective! Sono qui, sono salva! Sebastian! Joseph! Mobius, così ti hanno mandato a riprendere il ragazzo. E ti fidi di loro. Non illuderti. Sei sacrificabile come lo sono i tuoi compagni. Come lo ero io, dopo ciò che ho fatto per loro. Vedremo quanto sarai leale quando scoprirai la verità. Questa parte qua, cazzo. Tutto bene. Preferisci rimanere all'oscuro di informazioni che senza alcun dubbio ti turberebbero? Capitolo 1 superato. Capitolo successivo. Destini incrociati. Sì, ma sono stufo di fare stealth. Joseph! Cavolo. Joseph! Merda, dove si è cacciato? Possibile. Che palle. Beh, dovrà cavarsela da solo. Devo continuare e trovare Nancy.
non ci ho trovato dove andare, bene. Vabbè, andiamo allora. Erano contrastanti. Cosa ne è stato di lui? Ci siamo occupati di Ruben. Le conseguenze per aver riposto la fiducia nella persona sbagliata. Lo so, Daniele. Sa che sono qui. È per quello che non mi ispira particolarmente. Non è proprio il mio genere. Puramente le stealth. Cazzi, nemici invisibili. Possiamo prendere l'accetta però. Ah sì che sono invisibili, cazzo. Ah, non sapevo sta cosa io. Grazie. Ho paura. Uccisione silenziose. Uccisione silenziosa, accovacciato. Uccidi immediatamente con l'ascia un nemico. L'ascia si distrugge dopo l'utilizzo. Attaccando alle spalle con l'ascia i nemici ignari, li ucciderai istantaneamente. Le uccisioni silenziose non funzionano con tutti i nemici. Male. Tra l'altro, molto coraggioso ad uccidere un nemico invisibile, Molto, molto coraggioso. Cos'è sto coso qua? Oggetto ottenuto. Hai sbloccato un nuovo brano musicale. Puoi ascoltarlo in colonna sonora del menu principale di The Assignment. Ah, un vinile era. Di fatto. Sì, ma una sola accetta. Cazzo. È invisibile così, cazzo. Da cagarsi sotto qua. Vai Kidman, vai che gli spacchiamo la testa sto bastardo. Ok. Ah beh, sì sì. Se si scaricasse anche la torcia sarebbe una tragedia, Una tragedia. Luca ci ha abbandonato. Ah, ok, ti ho messo alla prova. No. Ce n'è un altro? Qualcosa di ancora più preoccupante.
I nostri pazienti stanno morendo. Escono dallo stem con gli occhi iniettati di terrore. Chi sopravvive cade in stato catatonico, blaterando frasi senza senso che non riusciamo a decifrare. Non abbiamo fatto nulla per causare questo cambiamento. Deve essere la coscienza collettiva dello stem in costante crescita. Questi pazienti non sembrano in grado di sostenere il procedimento. Ci servono soggetti più sani. Forse puliranno il sistema. Allo stato attuale il sistema è insostenibile. E questo non piacerà alla Mobius. Stavolta sono io l'unico vero responsabile. Il nuovo prototipo al beacon è quasi pronto. Quando lo sarà del tutto, inizierò la conversione al sistema wireless. Anche se gli esperimenti con lo stem originale dovessero andare male, questo sarà in grado di dimostrare alla Mobius quanto valgo. Va bene, fidiamoci del dottor Jimenez. Mi pare si chiami così in teoria. Infatti immagino che sia orribile, sì. Non deve essere piacevole come cosa. Allora, abbiamo già constatato che non c'è nessuno, per cui apriamo. Jimenez. Sarebbe un nome particolare quello di lui. Bene, utile come cassa anche questa, eh. Allora, possiamo andare di là. E basta, in realtà. Vediamo se c'è qualcosa qua sopra, magari, ma... una cassa. Con un bel niente dentro. Kidman, ti fidi di andare di qua, sì? Complimenti. Mamma mia, è qua vicina, eh. Così.
Bellissima sta parte. Bellissima. E comunque adesso abbiamo la pistola. Se Leslie è qui, dubito che durerà a lungo. No, devo non è trovarlo. Vero. Non abbiamo la pistola, sembrava. È vero, sì. Non prometterebbe bene, diciamo. Beh, in un film a luci rosse, sì. Non in un horror, forse. Bella sta parte, cazzo. No, Kidman, dai su. Sacrificabile. Non servono alla missione. Se dovessero ostacolarla, sai che cosa fare. Bene. Noi qui salviamo, chiudiamo la puntata, ma non la live. Aspettatemi che torno fra 20 secondi. Dopo vi spiego. Bene.